Dici te, con cosa giochiamo le figurine? Con Gruul carretto in standard, ma vedete? C'è le terre blé. Per cosa? Per Stroke Inside. Una tech che ho visto usare sempre da un giapponese. I giapponesi sono sempre avanti nel meta, sempre. Ho un po' cambiato la lista perché i giapponesi fanno sempre team incredibile, che si fanno una lista in sette, la giocano. Io un po' cambiato, ho messo più Akron War, ho sistemato un po' il main deck, voglio provare due Snake Skin Veil, se non mi sono forti contro tutti. Un Hall of Oracles. Però gli Stroke mi garbano. È Wet Gruul, esatto. Come da titolo, caro Verlust, come da titolo. Andiamo a giocare al Fury. Anche perché non abbiamo rankato per nulla. Quindi... C'è parti. Entrambi. Entrambi gnocchi. E vi ricordo che alle 4 e mezzo, ovviamente, come da titolo, arriva in canale Kasumi, facendo due chiacchiere, e poi mi ha challengeato una 1 contro 1 su LOL e prenderemo una sonora quantità di schiaffi, perché non so se vi ricordate quanto sono bravo a LOL. Don't see your mulligan. Don't see your keep. Attenzione, pianura. Piace sto Simic? Questo se piace a me invece. Togliere Selfless Savior. Prima che faccia danni. Lo streamer così abbronzato non è molto professionale, vero? Vero. Lo streamer deve essere latteo. 3-1 volante. Che è fortissimo contro Jaspera Sentinel. No, apparisce. Vabbè, apparisce. No. Cos'è apparisce? Bello sto Simic. Io voler comunque fare l'Obstrak, visto a tempo per fare Innkeeper. Sì, perché deve essere quello chiuso in casa, triste, vero? La, lo scude! Oh, io c'ho il PTSD per colpa dello scudo d'Italia. Lo scudo d'Italia, l'Italia, se de... No. Niente, siamo Simic, ragazzi. Là. Carretto scende. E quando scende Carretto, non ce n'è pinnisciuni. Pinnisciuni. Quel bindi fa poco. Allora, questi fanno un danno per uno. Io voglio usare il mana. Lui può attaccare, sì. Assolutamente sì. Devo solo dividere bene i danni. Senza far cagate. Preso, preso! Va bene. Va bene. Preso preso, va bene. Faceless Heaven. Doomscar. Certo. Puoi attaccare, bro. Non fa danno. Vabbè. Allora, prima pescherei. Prima peschereccio. Non attacca, non para, onesto. Sì. È una persona... Sta nel suo, diciamo, sta nel suo. Qui posso fare un giro tutto boys, o sbaglio? Tanto c'ho Rimrock.
giro tutto ovviamente il tuttibile, non tutto tutto. Giro il tuttibile. Ma che tutto, ragazzi? No, no, non tutto. Seven Heaven. More. Allora, questo more. Questo lo posso da fa. Fa tre danni, no? No, l'unico non voglio bloccare, non voglio bloccare mai è questo. No, Miss Little, ero one off. Ciao Tracy. Sì, è stato molto bello. Mandarlo a 3 o a 1 era indifferente completamente. Allora, il vigliacco ne ha di cose artefattose, quindi direi di mettere questo. Il Gargarotto muore da Giant Killer, però, voglio dire, ce lo deve avere. Che ha un muro molto forte. Si abbassa Mazda, si abbassa un drago, si abbassa una clava. Due clave. Un Veil. Due Rimrock Knight. Ma se tolgo tutti i Rimrock Knight e lascio una Mazda e rimango comunque a tre clave, che fa bene al core. Splash Blue per Disdainful Stroke, maffi. La famosa Miss Lethal, esatto. Contest di bellezza di ex assassine. Arriverà il giorno in cui i miei no, tecnicamente non potranno essere mai da boomer, perché boomer è la generazione vecchia. Semplicemente un giorno i millennials saranno i vecchi. E quindi... Questo è un keep, dai. Ok. Credo di poter azzardare una spetta e giaspera. Mi fa male la bocca, la faccia, il mento, i denti, il pepo, tutto. No, è vero, non mi fa male il pepo. Buttar tutto, sì. E... Elite Spell Bindi. È tutto molto forte. Una terra posso fare carretto. Quindi io toglierei carretto comunque. Il Gargarot lo toglie con Giant Killer. Carretto lo toglie molto male. Bravo. È andato anche buono. Non pende. Cioè non prende. Prende, non para. Attenzione, la quarta terra, lo scudo di Vega, lo scudo di Vega. Ehi, salve. Scusi, ma lei è quello che legge le carte, vero? Non mi ricordavo che lei fosse proprio quello che legge le carte. Pazzesco, eh? Incredibile. Ah, ora l'ha letta. Vai, e gli Spellbindi di nuovo. Sì, che forte lo Spellbindi. Posso giocare un cazzo, però. Una terra posso giocare Gargaroth, che non è proprio bene per Iddu. Per Iddu. Attenzione, c'è una terra. Attenzione, c'è un Gargaroth. Demo, lo sapevi che fanno un evento di storie color a 100 carte per provare se funziona? Non vedo l'ora. Ciao Dani. E invece per il content ve lo porto. Quando fanno l'evento faremo Brawl. Mm? Mm?
C'è del pazzesco in quello che ho detto, vero? Ma scusa, se io costa 8, posso attaccare con tutto. Io faccio un pippolo. Perché non dovrei fare il pippolo? Vedremo se sarà possibile fare aggro in brawl. Secondo voi è possibile fare aggro in brawl? Vas? C'è Giant Killer. Non ce l'ha. Niente, scherzavo. Niente, ha deciso che basta. Ho deciso che questo mazzo è troppo forte, non ce la fa. Certamente non so, ma non posso fare un mazzo di 100 drop a 1? 90, no, 99 magari no. 70 drop a 1, 30 terra e Torbran. Non ci sono. Ehi. Arena. Isamaru come commander è bello. Ah, comunque Fortitude mi aveva chiesto chi era Kasumi-sen. Kasumi-sen è una neo streamer che viene dal mondo dell'Instagram e del TikTok. Si sta approcciando adesso al Twitch. Ce l'abbiamo ospite, chiacchieremo un po'. E poi faremo questa benedetta uno contro uno su LOL, dove sicuramente mi strapperà i connotati. Più o meno. È molto bella, Alex. Molto bella. Ma non siamo qui per quello, Alex. Mi raccomando, state buono. Faccio prima Mazda. Scherza. È già un bel evento, secondo me. Mi raccomando, ragazzi, buoni col Pepo, eh. Frenate il vostro Pepo. Che c'ho da perde a fa così? Un cazzo! Guarda mamma, c'è Drago! Ma qualcuno l'ha mai usata l'abilità di Mazda? Sei andato a vederla su Instagram? Alex si è innamorato, ragazzi. Bene, si parte dal drago. Il Gruul di Levi, che è questo. No, non è questo. Barone Samedi. Sbaglio Oppo non ha triplo verde. Why Gruul wet? Because this Disdainful Stroke is a card. Ecco il triplo verde. Sì ragazzi, c'è figa alle 4 e mezzo. Yare yare. Istuagion ha preso in mano il pipi volante. Io vi porto il content, ragazzi. Porto le Instagram star, vi porto le magie, vi porto Final Fantasy.
vi porto gente che parla a caso il mercoledì sera. Io non so più veramente che cazzo volete da me. Quel tizio! Grazie per il sabone! Terzo mese! Attenzione! Si vola! Ascolta, non mi venire a dire che sta giocando il blu anche Levi, perché io questo l'ho preso da, l'idea del blu l'ho presa da un giapponese. Non da Levi. Ok, quindi se non perdiamo in questo turno abbiamo vinto, giusto? Ah, è primo Levi, sì, sì. Se questo è un mazzo, dici. Se questo è un mazzo. Boom, fatto boom, arrivederci. Ah, per Decisive Denial. Non è male Decisive Denial, però lo Splash Blue è veramente per due carte. Per queste... Se una clava la vorresti comunque. Posso di un giant. Carretto vale la pena contro un avversario che vratta ripetutamente? È proprio carretto che è forte contro le vratte, perché ogni pezzo che giochi dopo riattiva carretto e attacchi rapido. Carretto ti permette praticamente di dare haste a tutto. Doppio velo, bontà, cuor leggero, cheat, incredibile. Ci hanno già pensato prima di te? No, non vale la pena rispetto a Rakdos o Jund, Dani. Qui il top, se rimane aperto, di Eliminate, mi lascia passare Magda, fine turno, mi spacca, niente. Rosy Binding. La sopravvivo. Brutto, ma la sopravvivo. Perché dovrei essere fucked, scusami. Pardon. Non ho capito il punto in cui sono fucked, Alex. Non ho ben capito il momento in cui quella cosa sarebbe dovuta essere un problema. Caro! Se solo perché hai pezzi come Bonecrusher e Gargaroth. Se non fosse per Bonecrusher mi sembra una carta troppo lenta per l'immagine guadagnata. Ah sì, infatti. Senti, non lo so, va bene! Niente, ha voluto fare del dissing gratuito troppo presto. Comunque snecco velo è forte. Monovelo, mazzo vero. Attenzione, Mephisto, con l'ascia del Grammar. Con letale. Ho un mana, non può fare niente. Finita.
Easy. Distrutto. Di lardo. Distrutto. Capito? Ho questo sentore che Innistrad sarà power level simile nel drain. Papi, spero di no. Ma aspettiamo il server. Urigano, watashi no stendu no kira desu. Arena server. Wizard. Io non voglio dire niente, Wizard. Ma se dividi i server in Europa, Asia e America, funzionano tutti meglio. Non glielo dite. Che poi magari lo fanno. Parli anche dialetto, quale? Fatto pace col server di Magic? Sì, ma ogni tanto zoppica. Son pinguino. Bello. Fa male la faccia. Pensate che dedizione. Per la mia venerabile utenza, che sono comunque in live, nonostante io abbia mezza faccia che prima non la sentivo e ora la sento e mi fa male. Lo so, Anfinuvola, infatti lo sappiamo, però... Però a noi il gioco del Magic continua a piacerci e quindi ci giochiamo, perché se non ci gioco per troppo poi mi manca. Aspetta, Jaspera. Io non faccio un danno, faccio un tesoro. Sono a casa. Che grafiche pazzesche e incredibili della magia del Magic. Bene, hai fatto la tua mossa buffa. Chi posso attaccare? Ciao Dermo, ciao, salutami. Ciao Ace. 3 terre Pimur. Ok. Can I? Brutto, eh? Però lo voglio fa. Mico, l'Italia ha tipo 30? Tipo, ha un anno o due più di me? No, ha un anno più di me. Dai, 31, sembra. Si tiene bene. Non ricordo di che anno. Mi sembra dell'89. Mi pare dell'89. 3 Timur contro 3 Timur. Esatto. Credo che Stroke sia forte. Carrettide si può abbassare. Melee, non lo so. Credo di sì. On the draw di sicuro. Un Inkeeper. Attenzione, control deck. Domani si fa brutto a Kefka. Domani. Però non so se pomeriggio o sera. Stay tuned su Instagram e su Telegram.
Secondo me non mi servono tutti questi removal per artefatto. Ora vediamo. È della merda MTG oggi, già. Valeria più con Akira. Non abbiamo ancora deciso un cazzo. È finito lo spoiler. Meglio. Sì, ok, ora organizzo. Non sentire anche Rizzi. Ciao Cischi. Attenzione, it's time for il fonano. Dopo il fonano. Errore. Mazda. No, 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 spara Mazda. Perché non... Sono arrabbiato. Sono arrabbiato. Bene. Nope. Attenzione, un mana counter spell. Ma sì, sti cazzi, l'uso per cruare. E bleh. L'uso per cruare il Chariotto. Questa è un po' una scena da... Sì, no! Sì! Attenzione! No, mi sa che punto esclamativo no, sì. Ma lei è proprio quel red cap melee che ho sidato dicendo ma forse serve? Carretto la ruba? Carretto la ruba. Non solo vinco tutte le partite, ma vinco tutto 2-0. C'è del pazzesco in Danimarca. Questo è un free treasure, quindi non vedo perché non farlo. Attenzione, ora sì, è certo. Ma scherzi, Magda va tolta. Il 2-1 in questa board è la propria cosa da togliere. Subito, immediatamente. Mica little. Ma Magda va tolta. Ma Oppo è del mestiere. Run to Mythic. Da qui alle 4 e mezzo Mythic. Due ore. Si fa? Sì, col server no. Urga. Chittoros. E sì di sì. Uomo. Ah, ok, gnocchi. Via via di corsa. L'ho detto, best deck standard. Non è clickbait. Non è clickbait. Uomo. Beh, non ho giocato questo mazzo per me. Che mano di Magic. Fiammata. Quanto sono greedy motherfucker? Non abbastanza.
Mi ritengo abbastanza greedy motherfucker, ma non così tanto. Arrivato. Perché Mazda? Due zero, sì. Ma meniamo dritti con la Meloni col segnalino. Genitore 1 o genitore 2? Due mana eliminate brutto. Beh, non è incolore. Volendo, filtra. Proprio lei, filtra. We'll follow Have. Se vabbè, mo vedi. Mo segno. Non so se fare Rimrotto per pescare o Mazda. Io farò Rimrocco per pescare. Omino del mare, sempre piacente. Bene. Uamu. Entrambi, Alex. Entrambi. Assolutamente entrambi, ti direi. Attenzione. No, diventi una lontra. Ti preferivo addormentata, faccia. Era meglio quando era addormentata la faccia, perché adesso mi fa solo malissimo. Però forse riesco a bere adesso. Ah. Non ce la faccio aprire più di così. Stato dal dentista? Zii! Vabbè, non è riferita al canale, Ace. Beh, fa molto ridere, ma non è riferita al canale. Che cazzo, basta! Basta! Niente clava. Se devo attaccare, basta. Un po' in mano c'è terra, terra e terra. Easy. Dopo ti ha una capa e ci parte il orecchio. Ma voi state andando un po' al Mario? State andando al Mario? Ah, sti cazzi. Capito. Ho capito. Provo stracco visto. Zii. Passo. Non esiste il mare. Ah, professoressa Onyx.
potevo fare Rimrock Knight su Rimrock Knight. Ma ne valeva la pena? No, il cazzo, non ne valeva la pena. Meglio farlo adesso. No, non ne valeva la pena, ragazzi. Meglio fare così. È tutto a posto, boys. È tutto a posto. Finché Oppo non pesca ultimi mazzi. Vado a due. Vado a ben due. Vado a perso. Va bene. Questa è la clava normale, maffe. Allora. Stroke. A cronor. Il Giant è molto me. Il Giant è molto me. Questo match ha. Ma proprio me assai. Il timor che abbiamo fatto, tornare non si vede più. Perché c'è di meglio? Cioè, è meglio Gruul Splash Bloop giusto per un paio di counter spell. Anche se pensavo di metterci Prisma Recombat. Timur è diventato obsoleto perché è meglio Izzet o Gruul. Il contrario di come era prima. Sì, Gargaroth o te lo countera. Pescata di Dio. Gargaroth, se non te lo countera, praticamente ha perso. Perché non ha risposte, draghi. Gargaroth. Sì, ma non credo in 4 per. O sbaglio. Quattro per? Okay. Onesto il 4 per. Di Bobo, babe. Sì.
A me piacerebbe anche iniziare a pescare delle terre. Ma veramente? Ma tizia è matta. Un bait. Vabbè, anche se fosse. Posso fare altrimenti. Era meglio Vorinclex. Era. Ok, questa l'abbiamo persa. Ciao, Ste. Era meglio pescare terra 2 turni fa, sì. Oggettivo. Però. GG a lui, GG a lui. Server. Le terre l'ho sedate. In ogni caso, il drago ha bisogno di un untap per chiudere. Oddio, glielo bouncy. Cioè, l'importante è counterarlo. Ce l'ha le risposte a Gargaroth. Però è meglio counterarlo. No. Fa male la faccia. Fa male l'avviso. Ricordo che se volete supportare questa povera persona appena uscita dal dentista con Amazon Prime potete iscrivervi gratuitamente a questo canale e avere l'ingresso al Telegram e oltretutto pazzesco, incredibile, fuori di testa, le emote più belle di Twitch tipo Delmolove e Delmo W. Poi diciamo anche l'ingresso al Telegram. Ma. Scartare la terra, no problem. Debated. Sta per farmi Enzo Lorenzo? No. Ok. Fanculo. Ah, non attacchi? Non attacchi? Per il caghella? Ma tradalo. Ok, vai molto basso. Molto basso. A clava? No.
Che aggressivo. Che eccessivo, mamma mia. GG. Già. Come hai fatto a saperlo che era l'etame? No, perché passavano due danni dal 4-2. Ergarotto sembra forte. Runeworld sembra forte. Melee sembra forte. Stroke? Questo quando è scontata costa meno, costa comunque 8. E allora è forte Stroke. Non voglio contornare Croxa, voglio contornare Johnny Palombo. Il 3-6. Cioè, se lui si sacca tutta la board per fare Johnny Palombo e lo countero, è vinta subito. Mi fa male la faccia, Cristo. Questa non è una mano di Magic. Nemmeno questa. Questa è una mano di Magic. Quello è il suono del non lo so. Credo sia situazionale. Quando di una carta pensi non lo so, credo sia situazionale, si dice no, l'ha presa lui. Non è un perfil ben fatto. Pure aim. E un claim meno. Mazda. Ah sì, dal dentista più o meno. Aia. Aia. Dai, perché mi hai ricordato che mi fa male la faccia? Mi ero distratto. Sembra che mi sono incartato, ma ora ne esco. Trovi pippoli, va. Pagalo. Pagalini? Non ripete. Purocchio sta. Ha troppo senso prendere 3 danni, sinceramente. Lava. Lava. Posso? Ehi. Ok, allora. Ottima clava su Pippolo. Monca.
Ah, così. Vabbù. Ci stava l'attacco col piccolo, dai. Contatti in Modern Horizon, voglio sbustare. Sto già vedendo la prima gente che ha aperto le prime buste e ha trovato le prime fetch foil. Il 18? 18 crave? Io ho zero soldi nel portafoglio e zero lavoro. È esattamente così. Parte da regalare dalle amici. Tenibile questo. Attenzione, attenzione, attenzione. Maledizione. Spero proprio che il mio avversario non mi tolga di nuovo la mia Jaspera Sentinel. In quanto sto per fare la combo Jaspera e Mazda, la combo polimerizzazione number 1, number 2, number 3. Questo è il mio turno 2 ed è abbastanza difficile rispondere a una cosa del genere, vero scagnozzo elefantino di Kaiba? Ah, mannata. Mi ha pensato, ho utilizzato cappello bianco per scartarmi una carta. Beh, io continuerò a fare più board possibile. Nonostante stia perdendo un po' di da... Sì, attacco e basta. E attacco e basta. Metto un elfo in posizione di elfo e passo il mio turno. Un'amicizia proibita. Come quella tra Kaiba e Pegasus. Questa è una pescata abbastanza conveniente. Posso togliere entrambi i suoi mostri con questa Pot of Greed, of Fire, of Doom. E attaccare per 5.000 i suoi life points. Che mazzo stupido il mio avversario. Immagina non giocare il verde. In un meta dove chi la fa da padrone sono i Cyberstein col drago finale. Mi ha risposto con la mia stessa arma. È intelligente l'opponente. Bisogno di un 1-1 dalla cima adesso, now. L'avversario ha appena giocato un mostro di Vega polimerizzato XXY. Attenzione. Carretto potrebbe essere utile.
Utilizzerò il mio mana secondario. E passerò al mio turno. Il suo cimitero è vuoto. Non ha usato carità gentile. Evoca in una maniera speciale Rankle, il mostro dei puzzoloni. Piuttosto forte, ma non abbastanza. Nella peggiore delle ipotesi mi fa sacrificare una creatura e la sacrifica anche lui, no? Prendo questi 3 danni. Non fa niente. Che strategia mai questa? Molto raro che si vinca una partita facendo niente. Attacco con tutto! Il mio avversario ha 3 punti vita. Quindi non può attaccare, sicuramente. Mio nonno mi diceva sempre: ricordati, Yugi! Era un momento difficile per mio nonno quando mi diceva sempre quella cosa. Ma io ho sempre capito cosa voleva dire. Voleva dire che l'Ital può arrivare da un momento all'altro, quando meno te lo aspetti. Era saggio mio nonno. Era saggio. Ok. Esploso male. Malissimo. Il server come sempre ci aiuta. Il server ci aiuta nel mandare avanti il content. Grazie. No, non sta andando male, solo tra una partita all'altra ci vuole tipo 15 minuti. Tipo 15 minuti. Date. Vinta! Vabbè, ma che mano è? Ma già, è pazzesco, è pazzesco, è pazzesco, è una mano pazzesca. Attenzione, mono white. Quindi c'è Sky Mutate? Male. So che non è che rischio removal, però magari attacca. O magari si spegne. Magari decide che basta. Non dura che 20. 15, esatto. Proprio esattamente 15 mutate. Guardalo. Guardalo l'infingardo, il disonesto.
Mazda. A me piace più Boros TK di Vadrok. Quello che caga cose infinite sul drago e ti uccide. Certo, gioca doppio al 6 e poi tappati completamente. Make sense. Ora lui non farà non bloccherà. Mi sta bene. Magda a lei. Rich. Ehi, salve. Non è che ci fai un giant killer? Va bene. Cazzo, un drago, via. Se il drago li fa così che ho paura, lo tengo. Basta un velo. No, Galt è peggio. Galt è molto più forte da quel punto di vista. Vabbè, tengo. Ci sono tre carte forti e due carte uguali a una carta forte potrebbero servire. Al 6 de. Al 6 de. Sì, c'ho la fabbrica della Mazda in mano. Zoom zoom. Gioca le magie. Già. Il magistrato. Credo di dover spaccare questa al sedia adesso. Ciao Brasco. Bravo Mac, dille. Dille tutte. Boom. Devo rompere ora. Sono on the draw, non posso fare il figheiro. Come procede? Bene, bene. Il mazzo è molto molto forte. Ma male dal punto di vista del daily subs. Cosa sta succedendo, ragazzi? È spenti, oggi siete spenti. Luminario Spiranca. Ciao Kira. Non posso. Non posso. Ok, posso fare Ezika Gargaroth probabilmente. Non sarebbe male avere il monovelo.
La mazza ammazza che mazza è grossino. Ma io c'ho il vandalo, giusto? Devo mettere il sales, l'ho messo il sales. Non ho messo il sales, ho detto era troppo. Ok, devo mettere il sales. Devo ricordarmi di mettere il sales perché la mazza da volare. Dopo vado ad anestetizzarmi la bocca con svariati aperitivi. Ma dopo l'ospitata di Kasumi, ovviamente. Dopo l'ospitata di Kasumi. Dai, Rosy Binding. Rosy Binder. No, volevo fare prima il carrettide. Però lo so, abbiamo tutto il giorno, Oppo. No, perché Oppo sta gonfiando il magistrato, quindi tutto a posto. Oh, Gesù. Mi conviene fare il pippolo? Ma sì, per cosa lo tiene questa mano? Chiamato mamma? Chiamato mamma per la merenda? Server? Ha chiamato il server per la merenda? No, che palle, brutto. Credo che il server abbia chiamato a sé un'altra vittima. In questo momento è nel Quindecim che sta aspettando il giudizio, se andare nella reincarnazione o nel vuoto. Oh yeah. Oh no. And I'm not gonna, sta continuando a gonfiare lui. Quindi posso fare cose infinite? Credo che non volesse giocare più con noi. Eddie Zilla!
Ok. Meno male mulligare sempre in storia che ogni singola partita contro il gioco nero mi becco un Tozzi turno 1, l'altro turno 2, tutti e tre game. Sì, perfettamente normale, Aquilof. Perfettamente normale. Non gioca con noi il server! Ma poi mi arriveranno i Vazzanicchi a reclamare questa canzone. E sai cosa basterebbe fare, Mac? Dividere i server in regioni. Lo vogliono fare, perché non lo vogliono fare? Ah! Ricordate, questa è una mano tenibile, non temibile, ma tenibile. Basta una terra in più. Nel frattempo, c'è chi balla ascoltando la, la sigla di Death Parade e chi mente. Ok. No, ha ragione Mac, non sono necessari. Mono blues no. Grande Riccardo, hai fatto il video di questa cosa? Cazzo sai do io? Che mazzo è? È un Izzet che ha girato male, non posso rischiare di mettere le red cap lì per un Izzet che ha girato male, io non rischio, non sai da niente. Questi incredibili sketch comici pazzeschi con la sigla di OK prezzo giusto ti fanno ridere. Allora se vuoi supportare il canale puoi premere il punto esclamativo Prime per una pratica guida al come iscrivervi senza spendere un eurino. Oppure puoi anche dare i tuoi eurini e pagare con un tier normale. Però nel senso nel dubbio c'è anche il gratis. Mi sa che a Dragon si iscrivo però. Si sa mai. Vaffanculo, giovo intorno a Bocrusher Giant. Ma che cazzo, che coglioni. Però non va bene. Lei stavo giocando intorno a Bocrusher Giant in maniera ineccepibile. Esatto, Mac. No, no, no. Ma come cazzo tappi? Ma che cazzo fai? Ma fai schifo al cazzo. Ma c'è l'autotap perché rema contro tantissimo. Ma è uno scam. Ma minchia, un minimo. Ma se tappo a mano si capisce che c'ho Stone Skies Veil. Ma che gioco di merda. Thank you.
Ora lo so. Così. No, veramente Izzet funziona. Ah, ma dici la sua che non c'ha tipo i Tomi, stasera. Tomi Tanaka, ovviamente. No attacco! Ho deciso che no attacco! Bro, fai te. Secondo te, cosa ho in mano? Non lo saprai mai, perché sono un ninja. Nessuno ha mai visto me nella notte. Fare i miei efferati colpi, i miei assassini impeccabili. Visto che non lo sapeva? Un ninja. Mi chiamavano Sasuke. Avete mai visto me e un ninja nella stessa stanza? Comunque è velo carta di Magic. LOL! Ho detto di no! Uno manare verde! Cano te respero! Mazda è gratis! La cosa bella è che Jasper ha dal prompt di potersi tappare. Quindi Oppo non sa che ho Counterspell. Magari pensa che ho Brazen Borrower. Prismari. Garasetto. Proprio lui. Ma lo prendo come un complimento. Sì. Non tutti hanno visto la foto su Twitter dell'MTG Boot. Perché il blu per stroke. No. Aspetta, posso fare... E i due Jaspera sono due blu. Se voglio. Ciao, Curaudo! Ma come me lo puppi bene? No! Daniel San.
se me lo tengo in mano. Disse il giovincello parlando del suo pepo. Risposta veloce, direi, iteration. Di quelle rapide e incisive. Ora fa a terra un altro intervention, perso. Bene. Il problema è che non c'ha più... Oh, cazzo. Lul. Mi fa male la faccia? Calmo. Disdainful Stroke. Ingrul. Is carta di Magic. Disdainful Stroke. Ingrul. Is carta di Magic. Vera, verissima. Che carta forte di Magic. Ma aspettiamo il server.